Hai scelto di guardare questo video. Esiste il libero arbitrio? O credi nel destino? Siamo davvero liberi di scegliere? Oppure la nostra scelta, qualsiasi scelta, è sempre condizionata? Ora scegli, è la tua ultima opportunità. Pillola azzurra, fine della storia. Pillola rossa e scoprirai chi sei. Ben ritrovati a Filosofando. Io sono Massimiliano e questa è la mia rubrica di filosofia. Nei precedenti episodi abbiamo visto le caratteristiche principali del tutto e come si trasforma, seguendo il principio di causalità, di cause dirette e di cause indirette. Dove nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Abbiamo anche visto che la realtà, il mondo circostante, è ben differente da ciò che viene percepito dai nostri sensi. Mentre l'uomo, per il solo fatto di esistere all'interno di questo sistema, è condannato a scegliere. Oggi analizzeremo ciò che io definisco i tre stati o condizioni generali che influenzano fortemente le nostre scelte. La prima condizione generale è ciò che io definisco con il nome di DNA, ossia il nostro essere geneticamente che ci caratterizza, ci differenzia, rendendoci unici. Ogni singolo individuo rispecchia perfettamente il proprio DNA, non solo dal punto di vista fisico, esteriore, ma anche per quanto riguarda le proprie predisposizioni o inclinazioni naturali. Infatti, ognuno di noi è più portato per determinate attività rispetto ad altre. Chi è predisposto ad esempio maggiormente allo studio letterario o è attratto dall'arte figurativa, dalla musica o, perché no, dalla filosofia. In altre parole, ognuno di noi nasce già con una predisposizione innata. La seconda condizione generale è ciò che io definisco con spazio-tempo o setting. In altre parole, lo spazio fisico della realtà circostante è il periodo storico dell'umanità del quale facciamo parte. In questo caso bisogna fare riferimento agli usi e costumi di un popolo, alle credenze, alle strutture sociali e così continuando. Immaginiamo di essere catapultati in un altro periodo storico. Qui è troppo. O di essere trasportati o nati in un altro luogo del pianeta. Con molta probabilità la nostra personalità, il nostro modo di pensare, i nostri usi e costumi saranno differenti. Dunque il luogo del nostro agire, inserito all'interno di un periodo storico dell'umanità ben determinato, influenzerà notevolmente le nostre scelte. Diversamente, la terza condizione generale altro non è che la nostra esperienza personale e sociale, ossia il rapporto che sussiste tra il nostro essere, quel famoso DNA, e lo spazio, tempo, il setting, il luogo del nostro agire e il periodo storico del quale facciamo parte. Questi sono i tre stati generali che influenzano in modo preponderante il nostro essere e il nostro agire. Dunque, giunti a questo punto del discorso, sei ancora convinto dell'esistenza del libero arbitrio? Oppure la scelta, qualsiasi scelta, come la tua scelta di guardare questo video, come la mia scelta di realizzare questo video, è condizionata da un processo complesso? Scrivetemi nei commenti il vostro punto di vista. Sotto in descrizione trovate tutte le informazioni utili per seguire le mie attività online e al prossimo video. E ricorda, la filosofia
è per tutti.